Ben ritrovati, amici tifosi bianconeri. E andiamo, ragazzi. L'operazione sorpasso è completata. L'operazione sorpasso è superata. A pieni voti, lo possiamo dire senza troppi problemi, perché la Juventus sbanca per il secondo anno consecutivo il Via del Mare e ottiene una vittoria pesantissima per quanto riguarda l'economia di questa lotta scudetto ormai serrata a due squadre tra Inter e Juventus, con i nerazzurri impegnati tra poche ore nella finalissima della Supercoppa italiana contro il Napoli dell'ex Walter Mazzarri. La Juventus in queste ore invece riesce ad ottenere la testa della classifica con un successo che proietta i bianconeri al comando con 52 punti. E a questo punto, sabato sera, all'incirca alle ore 20, potrebbero diventare 4 i punti di vantaggio con due partite in più rispetto ai nerazzurri che scenderanno in campo poi successivamente domenica 28 gennaio al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in questo momento la quarta forza del campionato. Quindi una trasferta non semplice prima del big match, dei big match imperdibili, il prossimo 4 febbraio in programma, come tutti ben già sapete, il derby d'Italia, il match di ritorno a San Siro tra Inter e Juventus. Una Juventus che ha sofferto nel corso del primo tempo, ma che soprattutto ha fatto vedere quanto siano importanti in queste gare le galoppate di Federico Chiesa, le galoppate di Adrien Rabiot. Entrambi assenti questa sera al Via del Mare, due assenze pesantissime per Max Allegri, che non si dispera. Non perde la pazienza, mette in campo la migliore formazione. Nel corso della ripresa, poi ha cambiato faccia alla Juventus con l'entrata in campo di Weah al posto di un Miretti ispirato, ma che ha perso troppi palloni nel corso del primo tempo. Il classico cambio nelle fasce con l'uscita di scena di Kostic. Questa sera sicuramente in ripresa il laterale serbo e poi l'inserimento anche di Arkadiusz Milik al posto di Kenan Yıldız, ancora titolare il giovane classe 2005 turco che ha comunque ancora una volta stupito tutti quanti per quel controllo, un controllo fantasioso all'incirca all'ora di gioco che poi ha aperto le danze nella serata magica ancora una volta di Dusan Vlahovic, che ormai è riuscito veramente a sbloccarsi e a prendersi questa squadra, a prendere questa squadra per mano, a trascinarla non solamente a suon di prestazioni, a suon di gol, ragazzi, pesantissimi, uno dopo l'altro. Dopo il colpo di testa al Benito Stirpe nella penultima del 2023, l'assist nell'ultima dell'anno solare contro la Roma per il gol decisivo di Adrien Rabiot. E poi non dimentichiamoci il gol pesantissimo nella finale alla Recchi, la doppietta martedì sera contro il Sassuolo e la doppietta questa sera, altrettanto pesante, alla Via del Mare contro il Lecce di Roberto D'Aversa. All'andata in Estirada, Arkadiusz Milik, questa sera un'altra vittoria di lungo muso, perché ormai
La Juventus, targata Max Allegri 2024, può parlare di lungo muso. È una Juventus che incanta nel corso del secondo tempo. Il gol di Vlahovic è una vera e propria prodezza perché nasce dal controllo di Yildiz, dalla conclusione del turco, la respinta corta da parte di Falcone. Ci crede Cambiaso che realizza il terzo assist in campionato, il quarto totale se consideriamo anche la Coppa Italia. E poi ragazzi, come si è girato Dusan Vlahovic? Come si è girato Dusan Vlahovic? Un gol pazzesco e poi il gol del raddoppio nasce da un cross teso di Kostic, il colpo di testa di McKennie che già esultava. Ma lì sotto porta c'è un rapace d'aria come Dusan Vlahovic che ci mette lo zampino, ruba il gol all'americano ex Schalke e realizza un'altra doppietta pesantissima, davvero molto molto importante. E poi nella finale ci pensa la cappucciata vincente di Gleison Bremer, 3-0. L'assist di Heerling Junior, direttamente dal calcio piazzato, il sinistro dell'inglese, il colpo di testa del centrale brasiliano, 20° sigillo in Serie A negli ultimi 4 anni e mezzo, statistiche davvero molto molto pesanti. Ragazzi, una grande vittoria, sofferta dopo un primo tempo non semplice, un primo tempo bloccato, sterile, con un Lecce pimpante che è ripartito tante volte, ad esempio la conclusione di Uden, un Lecce ben messo in campo da Roberto D'Aversa e una statistica fondamentale, prima di parlare delle statistiche allegriane, che le aggiorniamo questa sera, è un Lecce che quest'anno al Via del Mare aveva perso solamente contro Napoli e Torino. Due sconfitte davanti ai propri tifosi. Le statistiche allegriane invece sono paurose. Quinta vittoria consecutiva, 16° risultato utile consecutivo nel campionato e fanno 18 se consideriamo la Coppa Italia, 13 vittorie. 15 se consideriamo la Coppa e 3 pareggi, davvero numeri clamorosi per la Juventus di Max Allegri che continua il suo percorso, continua verso questo sogno che ormai però sta diventando un vero e proprio obiettivo, l'obiettivo scudetto che può diventare realtà. Battiamo l'Empoli e andiamo a San Siro da primi in classifica. E andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi. Come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre, fino alla fine. Forza Juve!